La situazione è estremamente difficile, oltretutto da quando è entrato l'obbligo dell'esibizione del Green Pass, la carenza strutturale unita a questo sistema di comunque rallentamento, perché la verifica impone per forza di determinate manovre che fanno in qualche maniera allungare i tempi, negli uffici postali si lavora veramente male. Quindi la situazione è di grosso disagio. Non c'è previsto in questo momento un turnover garantito e quindi anche per i prossimi giorni, i prossimi tempi, non abbiamo prospettive migliori. Speriamo con l'accordo di ieri, dove 1.100 persone saranno assunte all'interno della sportelleria, però rimane il dubbio che 1.100 sono comunque poche e serviranno in questo momento d'emergenza, dove oltretutto abbiamo anche molti contagiati da Covid e quindi un ulteriore taglio, e speriamo però che sia solamente l'inizio e che di questi 1.100 colleghi un numero congruo venga mandato in Toscana. Sapete bene come il tema del buon funzionamento degli uffici postali in Toscana sia da me portato avanti in modo continuo e determinato, proprio perché si tratta di uno di quei servizi essenziali di pubblica utilità che, specie nelle aree più lontane e marginali della nostra regione, sono veramente da attenzionare scrupolosamente, proprio perché il cattivo funzionamento, i problemi del personale, le chiusure vanno a incidere sul piano dei servizi per il cittadino. E noi nell'arco di tutto questo periodo di legislatura abbiamo veramente portato avanti un'attenzione speciale per le poste. Oggi si parla di una serie di uscite importanti, 15.000 in un piano quinquennale. Si parla per il 2022 di 5.700 tra uscite e pensionamenti anticipati, e in realtà poi vediamo per quanto riguarda le nuove assunzioni numeri decisamente minori. Mi sembra 1.100 assunzioni per tutto il Paese per un accordo siglato appena ieri, ma che vorremmo vedere più chiaro, perché poi vogliamo vedere i numeri per la nostra Toscana. Ecco perché chiediamo che l'assessore di riferimento porti avanti questa battaglia, perché è veramente importante garantire un buon funzionamento per le poste, e noi porteremo avanti questo impegno proprio perché ci crediamo specialmente per quei cittadini che abitano lontano dai grandi centri.